Bene, io vi ringrazio molto di avermi dato questo compito di introduzione e parlerò anche a nome di Lucia Faedo e Sonia Maffei. Monica Donato vi ha già detto qualcosa a nome del direttore, ma a nome, ma naturalmente soprattutto in proprio. Io vorrei dire soltanto due parole che integrano le cose che Monica Donato ci ha appena detto. La Normale è stata un punto di riferimento per ricerche di informatica nella storia dell'arte, si possono chiamare in tante altre maniere, ma da molti anni. Lì bisogna evocare, lo ha fatto appena adesso Monica, ma lo devo fare anch'io, il grande nome di Paola Barocchi. Paola Barocchi ha visto con grandissima acutezza, con quello sguardo lungimirante che l'ha sempre contraddistinta, ha visto il potenziale straordinario per la storia dell'arte di usare una strumentazione informatica. Lo ha visto non perché abbia una mentalità, diciamo, genuflessa davanti alle tecnologie, come a volte si dice, perché ci sono a volte, abbiamo assistito anche in Italia a ministri che parlano di che per rinnovare la scuola dicono che basta metterci le lavagne elettroniche o l'iPad, eccetera. Naturalmente le stesse sciocchezze si possono scrivere sull'Ardesia e sullo schermo di un computer. Il problema sono sempre i contenuti. Paola Barocchi ha capito subito, senza avere lei stessa nessuna voglia di mettersi a una tastiera a costruire una base di dati, ha capito subito quanto l'informatica potesse dare alla storia dell'arte. Il laboratorio che aveva fondato e che poi ha cambiato pelle, si è metamorfizzato in varie mode, ma il cui nome è glorioso, CRIBECU, Centro di Ricerca Informatica sui Beni Culturali, va pur ricordato, e che poi in una delle sue ultime metamorfosi è diventato quello che si chiama oggi l'Arte, che a quel che pare cambierà ulteriormente nome, pelle e che so io, ragione sociale. Tutto questo nasce con Paola Barocchi. Nasce con Paola Barocchi che utilizzò allora, io non vorrei scadere in questa introduzione nell'aneddotico, però siccome la maggior parte dei presenti non conoscono alcuni eventi degli anni scorsi, dei decenni scorsi, qualcosa va pur ricordato, la ragione per cui la Normale molto velocemente diventò all'avanguardia nel mondo negli ultimi anni 70 e negli anni 80, come poi adesso dirò, fu molto semplice, fu che Paola Barocchi, che era vice direttore della scuola, riuscì a far passare un principio molto semplice, che la scuola ha due classi, lettere e scienze, che le due classi dovevano avere finanziamenti pressappoco paritetici, non proprio paritetici, ma pressappoco. Questo non succedeva da nessuna parte in Italia ed era molto raro anche fuori, per cui successero allora delle cose molto interessanti e nacque allora soprattutto un contatto che fu molto utile nel seguito, il contatto con il Getty. Negli stessi anni, questa è una delle coincidenze che sono accadute, negli stessi anni era successo che il J. Paul Getty Trust si era dato una nuova veste, si era riorganizzato, c'era un nuovo, il primo presidente del J. Paul Getty Trust, da quando, dopo la morte dello stesso J. Paul Getty, cioè Harold Williams, che era stato sottosegretario di Stato degli Stati Uniti al Tesoro, persona molto intelligente che con una sua collaboratrice, poi moglie, Nancy Englander, donna anche lei molto intelligente, si posero il problema: ma che cosa facciamo con tutti questi soldi? I soldi erano troppi, il Getty stava sostanzialmente rovinando il mercato mondiale dell'arte, perché avendo tanti soldi poteva comprare qualsiasi cosa a qualsiasi prezzo e quindi stava diventando impopolare. Decisero allora di costituire non più il solo J. Paul Getty Museum, ma di costituire anche una costellazione di istituti Getty. Fondarono il Getty Center for the History of Art and the Humanities, fondarono il Getty Conservation Institute, fondarono il Getty Grant Program, fondarono il Getty Education Institute, alcuni istituti minori, e fondarono un istituto apposito per l'informatica che si chiamava Getty AHIP,
Getty Art History Information Program. Sono cose che alcuni dei presenti, ma molto pochi, hanno sperimentato direttamente. Arnold e io ci guardiamo sorridendo perché apparteniamo a quella stagione. Lui è molto più giovane di me, però se lo ricorda abbastanza. Che cosa successe allora? Successe allora che fatalmente la Normale era l'avanguardia in Europa, il Getty era l'avanguardia negli Stati Uniti, queste due istituzioni si incontrarono e cominciarono a lavorare insieme. Fu così organizzata qui, credo che fosse in realtà in sala Stemmi, la First International Conference on Automatic Processing of Art History, Data and Documents, che fu dal 4 al 7 settembre del 78 qui, organizzata solo dalla Scuola Normale. La Scuola Normale in quel caso invitò il Getty, che stava nascendo. Quando fu organizzata qualche anno dopo la Second International Conference, con un titolo pressappoco uguale, e fu fatta sempre alla Scuola Normale, sempre nel mese di settembre, dal 24 al 27 settembre del 1984, questa fu organizzata invece al 50% fu dal Getty e al 50% dalla Scuola Normale. Fu molto importante, ci sono gli atti dell'una e dell'altra. Alla seconda ho preso parte anch'io, che non sapevo nulla di queste cose, e mi fu chiesto da Paola Barocchi di essere il respondent di un paper di Lutz Heusinger, che era professore di storia dell'arte e responsabile del celebratissimo archivio fotografico a Marburg. Fu quello il mio primo contatto col Getty, qui una piccola scappatella autobiografica, me la permetterete, fu allora che io entrai in contatto per la prima volta con queste persone del Getty, in particolare Harold Williams e Nancy Englander, che subito dopo mi chiesero di entrare nel comitato scientifico di Getty e HIP, e fu quello il mio primo contatto, che qualche anno dopo si sarebbe poi tradotto nell'offerta che ho accettato di dirigere il Getty Center for the Art History of the Humanities, di cui ho poi cambiato il nome in quello che porta ancora, cioè Getty Research Institute. Questo momento può sembrare, specialmente ai più giovani fra di voi, un momento, diciamo, può sembrare un'evoluzione quasi naturale, ma vorrei darvi due indicazioni per far capire quanto ricerche di questo tipo sembrassero stravaganti. Uno è quando fu chiesto, perché il Getty, essendo un'istituzione nuova e avendo anche un ufficio promozionale, un ufficio stampa, insomma, come si può dire, ben foraggiato, cercava di informare nei vari paesi europei, allora c'era anche una sede a Parigi che poi fu chiusa, cercava di informare di che cosa erano i suoi vari programmi. Il giornale dell'arte, al giornale dell'arte fu chiesto di fare un servizio, il giornale dell'arte fece un servizio su questo Getty Art History Information Program, cioè quello che si occupava di informatica e storia dell'arte. E sapete qual era il titolo? La CIA, la CIA del Getty. Cioè, non avevano capito niente, credevano che fosse una specie di information program per cui che andava a spiare magari nella vita privata degli storici dell'arte per vedere quali fossero le loro abitudini alimentari, sessuali. Ecco, questo fa capire quanto lontana fosse la mentalità. Io sto parlando del 1900, questo articolo credo che fosse dell'82. Una cosa che irritò moltissimo, naturalmente, quelli che sarebbero diventati i miei amici del Getty. Un'altra difficoltà, un'altra e più elaborata, ma non meno difficile, non meno, diciamo, importante, difficoltà fu quella di chi, di storici dell'arte, anche molto illustri, che non accettavano che un discorso di questo tipo, uno strumento informatico, potesse entrare nel loro laboratorio. E qui devo evocare Arnold Nesselat, potrebbe aggiungere altri particolari, devo evocare una terza e ultima occasione di discussione di molti anni fa, di cui ho ritrovato in recentissimi scavi archeologici nel mio studio questo faldone,
che sono i materiali per il colloquio Inaugurating a Scholarly Database, the Census of Antique Works of Art and Architecture Known to the Renaissance, Recent Developments and Prospects for the Future, che si svolse all'Istituto Warburg dal 19 al 21 marzo del 92, organizzato dallo stesso Istituto Warburg di Londra, dalla Biblioteca Herziana, dalla Scuola Normale e dal Getty Art History Information Program. In quella circostanza Arnold Nesselrath fece, e qui non entro nei particolari perché immagino che in questo convegno se ne parlerà più di una volta, del census, di cui non sto a dire dell'antico census voluto originariamente da Zaxel, eccetera, e del lavoro che era allora iniziale di traduzione in una base di dati informatica. Fra i presenti c'era un grandissimo storico dell'arte da noi tutti, non solo rispettato ma amato, cioè Gombrich, secondo il quale queste cose non si fanno. Sono cose che non si fanno perché utilizzare l'informatica per la storia dell'arte, secondo un suo intervento molto aggressivo, lui era sempre molto aggressivo, secondo il suo intervento molto aggressivo, la storia dell'arte soffrirà. Diceva lui, pensava lui, soffrirà del fatto di utilizzare l'informatica, perché l'informatica, questo era l'argomento, non consente il dubbio, obbliga a dare un dato secco. Naturalmente non è così, ma lui con la sua assolutamente superiore intelligenza non era giunto a capirlo. Un po' era il suo spirito conservatore, che lui stesso in privato scherzosamente ammetteva. Non so se avete mai letto quel suo articolo che è intitolato Should a Museum be Active? E la risposta era no. Ecco, lui diceva che in un museo, i musei ci sono perché uno torni dopo 25 anni trovando lo stesso quadro appeso nello stesso posto. Questa è la bellezza dei musei. E tutto il resto è superfluo. Un po' era questo, un po' però questa diffidenza era, diciamo, legata a delle mentalità e a delle resistenze che in realtà qualche volta sentiamo ancora. Il census era un caso molto, al contrario, era e resta un caso molto emblematico, perché nacque molto prima della diffusione delle metodologie informatiche, ma sembrava predisposto, sembrava avere una vocazione a questo, per delle ragioni che tutti capiamo subito. È chiaro che la raccolta di dati può essere fatta, se fatta bene, naturalmente è chiaro che se uno non ci mette alcun dubbio, se dove c'è un dubbio su un'attribuzione di un quadro, sulla data di un ritrovamento archeologico, eccetera, il dubbio io non lo metto nella scheda, allora sì, irrigidisco i dati, ma lo posso fare anche in un lavoro a stampa, non cambia nulla. Ecco. Vorrei poi parlarvi di un'ultima fase che può essere emblematica, sempre parlando di cose che ho vissuto personalmente, può essere emblematica dello sviluppo di questo campo di studi, quando anni dopo io ero direttore del Getty Research Institute, che per l'appunto aveva cambiato nome su mia indicazione, anche perché ormai il Getty Center era l'intero complesso di tutto, quindi non si poteva essere un Getty Center sul Getty Center, un Getty Center dentro un altro Getty Center, sarebbe stata una cosa molto complicata. L'intero Getty si trasferì con queste sue sei branche, compreso Getty e Hip, sulla collina di Brentwood, dove è ancora oggi la sede principale. Noi eravamo prima a Santa Monica, anche Getty e Hip era a Santa Monica. Però nel riordino che fu fatto subito dopo, fra il 97 e il 98, quando ero direttore anch'io, il Getty Trust decise, secondo me giustamente, di semplificare, era una di quelle semplificazioni che si fanno anche per ragioni di bilancio, ma non solo. Quelle che si fanno solo per ragioni di bilancio portano a sicuri fallimenti. Bisogna ragionare sulla base dei progetti culturali e intellettuali, e poi se si ragiona bene ci sono anche dei risparmi. Se si inverte l'ordine di questi fattori è chiaro che si sbaglia. In questo riordino due delle istituzioni che c'erano scomparvero. Il Getty Education Institute fu inglobato nel Getty Grant Program
e Getty e HIP, Art History Information Program, fu inglobato nel Getty Research Institute, quando io ancora ero direttore. Questo, con tutti i suoi programmi, fra cui la partecipazione al Census, fra cui anche un altro dei programmi più famosi, il Provenance Index, che ha avuto il merito di recuperare attraverso l'analisi dei cataloghi d'asta e di testamenti, eccetera, la provenienza di moltissimi quadri importanti, dei più importanti musei del mondo. Perché ricordo questo fatto? Ricordo questo fatto perché quello che nei primissimi anni Ottanta era assolutamente specifico e richiedeva un istituto a sé, era diventato ormai una cosa talmente normale che l'istituto a sé non aveva più senso. L'istituto fu chiuso e il personale fu inglobato. Non c'era più bisogno di un ambito separato. Oggi tutto questo ci appare come una specie di preistoria, però non sono scomparsi i problemi che si agitavano in quegli anni. Come fare queste ricerche? Perché farle? In che misura? Quanto farle? Queste ricerche, queste domande si alternano fra di loro con risposte che non sono sempre la stessa, e credo che queste due giornate serviranno per capire come si deve lavorare. Per esempio, qui la tradizione che Paola Barocchi ha inaugurato nella scuola, io credo che avesse una sorta di ethos professionale che a mio avviso è ancora valido, e cioè lei ha da subito capito che se gli storici dell'arte elaborano una loro tematica, una loro problematica, poi chiamano un informatico il quale ci costruisce sopra un vestito, il vestito di un programma, il risultato non è che manchi, ma sarà più povero di un'altra ipotesi, cioè quella secondo la quale lo storico dell'arte si fa almeno un po' informatico, e l'informatico penetra il più possibile nei recessi della storia dell'arte. Questo è quello che alla scuola è accaduto. Posso citare qualche esempio, scusandomi perché in questi casi il telefono inevitabilmente suona. Per esempio Umberto Parrini, che è un informatico, che oggi non so se c'è, ha imparato moltissimo di storia dell'arte e a volte parla come uno storico dell'arte. Sonia Maffei, che è una storica dell'arte, è in grado di ragionare con gli informatici come io per esempio non saprei mai fare. Credo che questo sia uno dei grandi insegnamenti, ricordandosi sempre che questo si tratta di una strumentazione che è diventata così sofisticata che il solo fatto di farsi delle domande di fondo su come utilizzarla e di utilizzarla bene mentre si costruisce un programma crea nuove domande. Questo è quello che è successo nel corso del tempo, crea nuove domande e quindi agisce sulla stessa disciplina della storia dell'arte. Sull'altra è più grande domanda che c'è, cioè a cosa serve la storia dell'arte per la vita civile, per esempio quando la vita civile è soggetta a un accelerato processo di degrado come accade oggi in Italia, su quell'altra cosa non dirò oggi nulla. Penso però che la necessità di confrontare le esperienze, anche su temi molto diversi fra loro, la possibilità di esportare da un progetto di ricerca a un altro, procedure, domande, modi di ragionare, eccetera, sia una delle ragioni che danno a un incontro come questo il suo senso e la speranza per tutti di imparare dagli altri. Grazie.